Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda parte del mini tip, dove appunto quest'oggi vediamo come fare le stesse procedure che ho fatto sul computer Windows per quanto riguarda la creazione di una rete. Allora, dobbiamo anche qui se dobbiamo impostare un indirizzo IP sul Mac e non ce lo facciamo assegnare direttamente dal router. Quello che avremo da fare è andare in preferenze di sistema, che lo potete trovare o qui sotto sul dock oppure dove c'è il simbolo della mela, preferenze di sistema. Una volta aperto preferenze di sistema, andate nella voce network, vedete internet wireless, perciò network. Da qui selezionate, createvi pure voi una posizione, in questo caso mettiamo rete, in questo caso ce l'avevo già impostata, se no facciamo proprio nuovo, facciamo una modifica posizione, aggiungiamone un altro e facciamo mini tip, così sapete qual è. Basterà fare mini tip, uscite, ci posizioniamo su mini tip e qui passeremo come si chiama? Al configurare manualmente la porta. Allora, quello che abbiamo da fare è allora, disattiviamo intanto, anzi, riattiviamo. Ora dovete prima di tutto avere le modifiche abilitate, qua dovete inserire la password di amministratore del sistema. Dopodiché andate su avanzate, ci spostiamo sulla seconda menu TCP/IP. Qua invece di usare utilizzo DHCP, ovvero quello assegnato direttamente dal router, utilizzeremo uno manualmente e qui indicheremo l'indirizzo IP. Qua inserite il 192 168 010, ad esempio, la maschera di sottorete 255 255 come quella prima e il router sempre quello lì che avete indicato prima. Una volta fatto questo, e qua, e dopodiché, e questa è per quanto riguarda l'assegnazione di un indirizzo IP su Mac. Se è il caso, io sono in questo caso sono nell'airport perché è solo l'airport come connessione. Nel caso vogliate farlo su Ethernet, ci sarà la voce Ethernet integrata. Dopodiché, bisogna modificare il gruppo di lavoro, perciò andate in Wins. Il nome del computer sarà MacBook Air 7986. Al gruppo di lavoro, che qua vedete è vuoto, scriverete Work Group. Potete scriverlo anche a maiuscolo per essere sicuri, visto che il Mac dà la possibilità di decidere se maiuscolo o minuscolo, invece Windows no. Una volta fatto questo, lo se volete lo potete inserire, aggiungere con un indirizzo IP, ma nel caso basterà semplicemente scriverlo. E dopodiché dovete semplicemente premere OK. Perciò voi adesso avete attivato. In questo caso abbiamo attivato il network. Un attimino perché purtroppo al momento sono scollegato, sono via, scusatemi, ho un attimo disattivato. Ed ecco fatto, insomma, questo è per quanto riguarda la connessione. Dopodiché, cosa c'è da fare? Come vedete, abbiamo già fatto in un colpo solo la denominazione del gruppo di lavoro e nell'impostare l'indirizzo IP sul Mac. Perciò vi ricordo preferenze di sistema, network, che le modifiche siano abilitate, andare in avanzate, andare nella prima voce TCP/IP dove configurarvi manualmente con l'indirizzo e dopo andare in Wins e scrivere Work Group che è il gruppo di lavoro che avete chiamato voi. Potete cambiarlo, però ricordatevi che questo dovete cambiarlo sia su ogni Mac che su ogni PC. Una volta fatto questo, in questo caso appunto c'ho ancora la disattivato comunque sul piazzo la funzionalità rete dove in questo caso ho l'USB Ethernet, perciò come vedete mi ha già fatto tutto, applichiamo e siamo a posto. E dopodiché cosa dobbiamo fare? Per condividere i file, allora riusciamo nuovamente, clicchiamo sempre su preferenze di sistema, andiamo nella voce qua di fianco, ovvero condivisione. In condivisione possiamo andare in condivisione documenti, dove qui in Windows le cartelle le scelte da condividere le selezionate in giro per il computer e fine della faccenda. Qua invece per aggiungerle basterà cliccare qua su più e andarvi a cercare la cartella che volete condividere. Insomma, andiamo in questo caso a condividere questo. Io aggiungo la cartella lavoro alla condivisione. Se volete rimuoverla basterà semplicemente togliere un meno.
e qui decidete di fianco, decidono tutti gli utenti che possono scrivere oppure che possono solo modificare, avete solo scrittura, solo lettura, in questo caso io invece faccio lettura e scrittura essendo l'amministratore. Questo è per quanto riguarda la condivisione documenti. Per potervi leggere, ma questo vediamo dopo, vediamo nel prossimo mini tip come comunicare tra di voi, dovete andare qui nelle opzioni e chiedere come condividere i documenti. Di default c'è attivo la prima condivisione via AFTP, altrimenti potete usare molto comodamente, questo più che altro dal computer Windows, la condivisione tramite FTP, dove basterà semplicemente aprire un browser internet e indicare FTP e il numero e l'indirizzo IP che avete assegnato al vostro Mac. Qui, dopo, una volta fatto questo, però, dovete inserire il nome utente e la password del vostro Mac per poter accedere a tutta l'hard disk completo del computer. Altrimenti, e questo lo vedremo nel prossimo mini tip, ci sarà la possibilità di fare la condivisione tramite Samba SMB, dove appunto si può inserire un determinato account utente di Windows per poter accedere alle cartelle condivise su Windows. Ci sono varie modalità, sono abbastanza semplici tutte e due. Bene, finito. Per ultimo, sì, condivisione della stampante è la stessa identica procedura. In questo caso, però, non potete qua la stampante non la aggiungete direttamente dal pannello di condivisione, ma dovete aggiungerla in preferenze di sistema stampa e qui andate sotto ad aggiungere la stampante o a togliere se nel caso non l'abbiate più. Una volta fatto questo, su condivisione stampante, ci sarà l'elenco di tutte le altre stampanti che avete installato e dopo su ognuna potete decidere chi è che potrà stampare, se tutti possono stampare o inserire altre limitazioni degli utenti per cui possono stampare. Bene, per questo video è tutto, al prossimo, ciao!